Uè, ragazzi e bentornati! Oggi siamo con il mio lama opening. Ci sono un po' di cose che voglio dirvi prima di aprire questi lama, però non voglio far venire un video lungo, quindi sarà pieno di tagli qua e là. Ci tengo ad aprirli insieme a voi. Per tutti quelli che giocano da più di un anno come me e hanno già l'apparizione, già Bobcat, hanno già tante altre armi, da qui la calva anche per esempio, ma io voglio specializzarmi sull'apparizione, perché vedete, questa apparizione originalmente era nello shop, quindi le perk erano uguali per tutti. Ma andate a vedere l'ultima perk: dopo 5 colpi alla testa di fila, i danni delle armi a distanza aumentano del 30% per 10 secondi. Ecco, questa perk la trovo parecchio parecchio inutile. Io spero di trovare un'altra apparizione che abbia o il tormento o che li rallenti, ma voglio togliermi questa perk da sotto gli occhi, perché non la posso più vedere, specialmente su quest'arma. Allora, io vi ho detto la mia motivazione, vi ho detto quello che cerco. Ovviamente andrò a guardare tutte le perk di tutte le altre armi che ottengo e farò un ragionamento insieme a voi. Prima di cominciare col video però mi sembrava giusto mettervi questo puntino. Cominciamo subito. Allora, lama militari, riscatta. Az, ne ho aperto uno così. Vabbè, ne avevo 11, così ne apriamo uno singolo e gli altri 10 li apriamo insieme. Primo progetto oro, Axo, interessantissimo, interessantissimo. Andiamo a vedere subito l'ultima perk: causa danni da tormento. E già questo è ottimo. Non mi ricordo l'altro Axo che perk aveva, sinceramente lo vedremo alla fine del video. Allora, triangolo, li selezioniamo tutti. Riscatta 10. Siete pronti, raga? Il primo lama, appena chiude l'occhio, dai. Chiudilo, socchiudilo. Ah, devo caricare allora, bravo. Guardami dritto, dritto, dritto. Io spero davvero di trovare l'apparizione differente da quella che ho. Rame tigre viola, ottimo, ottimo. Il tigre non mi ricordavo che fosse possibile trovarlo. Addirittura non mi ricordavo manco di avere quest'arma. Ottima arma comunque, raga, il tigre, eh. Superstiti azzurri, ok. Rame spettro, quindi la rarità è sparita. Luna loto letale. Chi è questa persona? Scusate, eh. Questo era un eroe di un evento passato? Eh sì. Grazie per rilanciare la zia azzurra, ne avevo bisogno. Ora mi fa scegliere: Grizzly folgorante o penny demolitore? Beh, hai zero, io direi penny demolitore. Anche se effettivamente oro ce l'ho comunque, fa niente. Siamo al quarto lama, raga. Un altro spettro. Un'altra penny demolitore. Cioè, completamente uguale al lama di prima. Rispetto ai miei soliti lama opening, non mi sta andando tanto bene, eh. Sono già a metà dei lama e ho trovato solo un Axo per ora. Ok, difensori, superstiti. Ok, un Lynx leggendario. Ah, raga, il mio Lynx che avevo sbagliato a portare in ossidiana, avevo fatto anche il video tutorial dove dove facevo vedere come mandare una mail e trasformarlo in scagliabuia, me l'hanno trasformato in scagliabuia 2 giorni prima che partisse questa season. Non so se è stata una coincidenza, hanno detto: ah, lui deve evolvere il Lynx, lo stiamo rimettendo, quindi evolviamoglielo. Boh, comunque fatto sta che ce l'ho in scaglia. Quindi la mia speranza è trovarlo con una perk, con una delle ultime perk differenti. Adesso siamo al settimo lama. Quanti spettri mi sta dando, raga? Rame apparizione viola, ottimo. In caso proprio non riesco a trovarla oro, mi potenzierò questa da viola a leggendario, appunto. Dai, picco leggendario. Però prima di farlo ovviamente guarderò che perk mi andrà a mettere. Se mi mette la stessa non ne vale la pena, raga. Non ne vale veramente la pena. Un altro Axo viola per giunta. Un Bobcat. Ottimo Bobcat, non mi serve proprio. Penso di averlo già ottimo con la perk che rallenta, mi va benissimo. Quindi, ricapitolando, abbiamo trovato un Axo, un Lynx, apparizione viola che andiamo a vedere subito evolvendola in oro cosa ci darebbe. Evelyn doppio giochista che non mi serve perché già ce l'ho. Ok, questi erano i miei lama. Purtroppo non ho trovato quello che speravo, ma andiamo a vedere un attimo. Andiamo a vedere. Allora, danni e bersagli colpiti da tormento, e questo ci sta. Questo, danni da tormento, danni e bersagli rallentati. L'Axo. Il Lynx invece dopo 5 colpi alla testa di fila i danni dell'arma di distanza aumentano del 30%. Ok, ok, via. Poi abbiamo detto l'apparizione, se la andiamo a portare ad oro, il danno inflitto con quest'arma rallenta la velocità di movimento del bersaglio del 30% per 6 secondi. Raga, questa apparizione è mia, me la metto già anche tra i preferiti. Ok, perfetto. E che dire, era questo il mio obiettivo, penso di averlo raggiunto in pieno. Volevo soltanto guardare la perk
L'ultima perk del mio Axo, semplicemente perché non mi ricordo, non è un'arma che ho utilizzato così tanto. Anzi, se volete la verità, l'ho tenuta con le perk originali. Rallenta la velocità di movimento, ok, va benissimo questa. Infatti, come vedete, non gli ho messo perk di danno su quest'arma, tant'è che l'ho tenuta con le perk originali un po' divertenti, perché ha il caricatore veramente grosso, raga. Magari ci dedicherò un video per farvela vedere così. Ci può stare, ci può stare. Fatemi sapere con un commento la vostra. Fatemi sapere anche quali armi non avete trovato. Non voglio sapere quelle che avete trovato, voglio sapere quelle che ancora non avete trovato. Io vi ringrazio come al solito di aver guardato questo video. Spero di averlo fatto durare veramente, veramente poco. Non vorrei superare i 10 minuti. Raga, noi ci vediamo con l'episodio di domani. Grazie mille della visione. Bella bella.